Buonasera. Ah, ecco Patrizia, ciao Patrizia, benvenuta. Grazie per essere qui. Allora, approfitto di te. Mi senti bene? Si sente bene? Si vede bene questa sera? Spero tanto di sì. Avevo messo una musica di sottofondo. Un attimo, aspettatemi un secondo. Scusatemi, vi ho abbandonato un attimo. Ero andata a mettere la musica, non so se è troppo alta. Ditemi un po', è alta, mi sentite bene? Se altrimenti l'abbasso. Prima che iniziamo. Quante siete? Grazie per essere qui. Siete tantissime. State arrivando piano piano. Ditemi solo se la musica adesso è troppo alta, perché così almeno facciamo un po', aggiustiamo bene tutta, a poco poco abbasso. Perfetto, scusatemi. Eccomi qui. Eccomi qui. Allora ragazze, benvenute, io non vi nascondo che sono emozionatissima. Ciao Flaviana, ciao Tina, ciao Cecilia, Flaviana, ci siete tutte, anche le mie ragazze. Cristiana, bene, Mara Cassani, buonasera ragazze. E tutte quelle che hanno scritto prima, come state? Allora, io il monitor è un pochino distante da me, quindi i commenti li leggo sul telefonino, quindi se mi vedete muovere la testa è perché vi sto guardando dal telefonino. Ciao Daniela, che bello che sei qui, ciao Rita e benvenute. Ciao Tina, anche tu sei qui, grazie per essere qui con noi. Avete preparato tutto il materiale che vi ho chiesto? Perché questa sera, grazie anche a Gaetano in primis, ciao Morena! Grazie a Gaetano in primis che mi ha proposto questo rituale che io sento molto, tantissimo, tramandato comunque dalle nostre antenate e io amo lavorare con le antenate per tanti motivi, ma non è questa la sede, no? Però sicuramente questo rituale è un rituale tramandato dalle nostre antenate, secondo me è un rituale molto di moda, ma dove la sacralità non sempre viene considerata. Quello che io vorrei fare più tranquillo, che vuol dire? Cecilia, aiuto, c'è qualcosa che non va? Forse sarebbe meglio senza musica? Assolutamente no, tesoro, perché questa è una musica di guarigione, quindi la musica non si toglie. Se disturba, la abbasso un pochino e ditemelo. Perché se disturba la abbasso, ma la musica non si toglie. A tutto c'è un motivo. Nulla è casuale, nulla fa scenografia. Tutto quello che voi vedete, tutto quello che vi ho richiesto, tutto quello che andremo a fare ha tutto un motivo. Quindi se non sentite bene la mia voce, perché mi rendo conto che il monitor è lontano, quindi anche l'altoparlante è un pochino più lontano, non ho un microfono, vediamo tutte cosa dicono, perfetto, Patrizia dice perfetto, la musica si deve sentire ragazzi, perché la musica va ad informare la vostra acqua, altrimenti alzate il volume del vostro telefonino, mettete le cuffiette, gli altri mi sentono, quindi va bene così. Allora, detto questo, bene Barbara, grazie, grazie Morena, grazie, grazie ragazze, perfetto, che la musica ha il suo perché, non è Vasco Rossi, con tutto rispetto, io adoro tra l'altro Vasco Rossi. Allora, avete preparato tutto quanto, ragazze, questa sera andremo a fare questo rituale che io nel tempo ho un po' personalizzato, perché è un rituale molto, come dicevo prima, molto di moda, molto in uso, dove magari la sacralità viene magari messa un pochino da parte e alcuni io credo che neanche la conoscano la sacralità di questo
di questo rituale. Quindi questa sera insieme andremo proprio a riscoprire questo, alla ritualità, all'importanza, al significato di quello che andremo a fare. Vi ho chiesto un fogliettino di carta bianca, una matita, le erbe, quattro candele, vabbè, l'acqua, la ciotola che non sia di plastica. Io spero che tutte quante abbiate materiale perché siamo in 20. Volevo aspettare un attimino che magari arrivasse qualcun altro, perché così poi iniziamo questo rituale bellissimo tutti insieme. Quante di voi, buonasera Liberty, quante di voi, magari scambiamo due chiacchiere prima di iniziare, e troverete, anche chi conosce, e tutte quante un po' conosciamo questo rituale, chi conosce veramente la sacralità di quello che andiamo a fare, così scambiamo due chiacchiere e aspettiamo che arriva qualcun altro. E chi invece lo fa perché è un'usanza popolare, perché porta bene, insomma sa poco di questo rituale. Ecco, mi farebbe piacere un attimino, mentre aspettiamo magari che arriva qualcun altro, qualche minuto, se insomma mi dite: ah, ciao Angelo, ciao Gaetano, benvenuto, che piacere che sei qui. Io ringrazio, ti ringrazio perché per me questa cerimonia, perché di tale si tratta, tu sai quanto è importante. Ciao Angelo. Sì, anche le foglie d'alloro, Luisa. Per me questa serata è importantissima, è la serata più importante di tutto l'anno, a mio avviso, di cui adesso andremo a parlare. E mi farebbe veramente piacere sapere quanti di voi conoscono questa cerimonia, l'importanza di questa cerimonia, oppure magari solamente perché è un'usanza popolare che si fa il 24 giugno. Poi ci sono alcune regioni d'Italia che il 23 giugno fanno anche la barca, e invece molti, compresa me che sono di Roma, la barca la facciamo a San Pietro e Paolo, ovvero nella notte tra 28 e 29 giugno. Allora Angelo dice: io non sapevo nulla di questo rituale. È molto, non è molto lombardo, no, no, è un rituale, Angelo, che proviene dalle nostre antenate e credo che sia diffuso un po' ovunque. Forse non eri a conoscenza perché non ti è capitato nella tua zona. Ah, ecco, vedi, Gaetano ha già fatto la barca. Bene, io invece la barca la farò il 28, perché qui da me è un'usanza, sì, è vero, domani mi saprai dire. Poi questa sera ci passa anche la benedizione di San Giovanni, quindi sarà sicuramente un bellissimo veliero. Ciao Tiziana, benvenuta. Allora, io volevo aspettare un pochino che arrivasse qualcun altro, perché poi se iniziamo questo rituale è bello poi farlo tutti insieme, anche perché, come ho detto, di percorsi se ne fanno tanti. Io personalmente ne ho fatti tantissimi in questi quasi 40 anni, e quindi perché non metterli in pratica, no? Si dice: impara la tecnica e poi disfala, però usala quando ne senti la necessità. Io questa sera ho deciso di integrare alcune conoscenze in questo rituale, che andrà sicuramente ad amplificare quello che già le nostre antenate, la rugiada di San Giovanni e tutto il resto lo renderà speciale. Quello che ci tengo a dire, che io ho preso degli appunti, perché ho paura di lasciare indietro qualcosa. Sicuramente fra i tanti poteri di questa acqua di cui andremo a parlare, quest'acqua in particolare servirà per lavare ogni male e scacciare attraverso l'acqua, quindi lavare qualsiasi pesantezza assorbita. Ovvio che l'intenzione è quella necessaria, è quella fondamentale, è quella che serve. E noi stasera ci metteremo proprio l'intenzione, e questa è la differenza. Andremo a fare una vera e propria cerimonia con l'intenzione di purificare, di lavare, di scacciare ogni male. Ci sono delle erbe che fanno anche questo. E quant'altro. Useremo
l'energia del Reiki, anche perché in questo canale, insomma, l'energia del Reiki si conosce bene grazie a Gaetano, e quindi perché non metterla in pratica in queste occasioni, che credo la maggior parte di voi lo conoscono, e quindi questa sera lo useremo, useremo l'energia degli angeli perché loro sono sempre con noi, useremo l'energia delle antenate. Insomma, adesso ci faremo una bella cerimonia che arricchirà sicuramente il nostro spirito e ci renderà sicuramente più leggere, più purificate, perché poi il senso è questo, è purificare attraverso l'acqua, purificare attraverso il fuoco. Che ne dite, vogliamo cominciare? Io volevo aspettare almeno di arrivare a 30, ma poi si aggiungeranno, poi tra l'altro questa diretta rimarrà registrata, quindi magari poi la potete. Le candele non sono indispensabili. Allora, grazie per quello che hai scritto, perché colgo quello di cui mi parli, di cui mi chiedi, per dire una cosa importante. La tecnica qui non esiste, perché la tecnica è tutto riferito alla testa. Noi questa sera dobbiamo usare il cuore, quindi non è importante se la candela è grande, se la candela è piccola, se la candela è rosa, se la candela è gialla. L'importante è che ci sia la candela, perché è l'elemento fuoco quello che conta. Ovvio che non credo che nessuno di noi abbia preso delle candele nere. Ovvio che le candele in genere che si usano per i rituali sono bianche, a meno che non si fa un rituale particolare. Quindi, ovviamente, allora Patrizia dice una giornata speciale per me, la mia nata nonna Francesca. Quando vado in collina con la mia nonna, grande introspezione, ricordi, emozioni che scaldano il cuore. Patrizia, sfondi una porta aperta, è uno dei motivi per cui sono tanto 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 emozionata anch'io, eh? Non so se si sente, ma sono veramente tanto emozionata. Ciao Letizia, ciao Donatella, ecco, poi magari vedo loro. Allora, siamo arrivati a 32, iniziamo, perché se no poi bando alle ciance, mi perdo nelle chiacchiere. E sì, qualcuno chiedeva se questa è l'acqua di San Giovanni. Sì, è l'acqua di San Giovanni, però potenziata con tante altre cose in maniera tale che sia più forte, perché le nostre antenate usavano i loro mezzi. Noi nel tempo abbiamo acquisito altre informazioni, altri mezzi, perché non usarli se vanno ad arricchire tutto. Domani mattina alle 11 ti mostrerò le nostre barche, così è certo, no, le leggo però il 28, ci provo, la tua te la leggo Gaetano, perché altrimenti poi la mia sacralità del 28 si perde, perché io le interpreto il 29, il giorno di San Pietro e Paolo. Letizia, che è romana, sicuramente la pensa come me, no? La barca si legge a San Pietro e Paolo, però la tua la leggo, promesso Gaetano. Allora, grazie Letizia, questa è la mia casa studio, perché è il mio nido. Allora, iniziamo ragazze, iniziamo con questa, come dicevo, questa sacralità. Innanzitutto vi voglio parlare un attimino perché si fa la notte di San Giovanni. La cosa più importante è che San Giovanni è colui che ha assistito alla nascita del Signore, è colui che è il custode della porta della luna. Ho preso appunti perché ho detto sono emozionata e ho paura di perdermi qualcosa. È il custode della porta della luna. La porta della luna, secondo la religione cristiana, la luna è colei che protegge le acque, colei che protegge il femminile, colei che protegge le emozioni e i sentimenti. San Giovanni Battista è stato il padrino di Gesù, e con l'acqua consacrata lo ha battezzato. Quindi questa cerimonia è molto importante proprio per questo motivo. Poi tra l'altro la luna, l'acqua sono protette, e l'arcangelo di riferimento è l'arcangelo Haniel. Quindi questa sera noi invocheremo, poi adesso faremo l'invocazione, questa sera invocheremo anche l'arcangelo Haniel, alcuni arcangeli che ci aiuteranno in questo rituale, quindi con i loro raggi, con la loro energia arriveranno a noi. E voi sapete, chi mi segue da tanto tempo nelle mie dirette,
l'acqua per me è fondamentale, no? Vi faccio sempre mettere un bicchiere d'acqua a fianco a voi perché è l'elemento che si informa più velocemente e quindi a maggior ragione l'acqua che noi andremo a preparare questa sera sarà particolarmente più forte e si informerà in maniera molto 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 veloce. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, voi avete un foglietto bianco e una matita. Una matita perché? Perché non si scrivono mai intenti o affermazioni o quant'altro con l'inchiostro, perché l'inchiostro non va bene per nessun rituale. Quindi adesso noi prendiamo il nostro foglietto bianco che vi ho fatto prendere e scriviamo sopra, visto che questo è un rituale di guarigione, di trasformazione, di purificazione, il solstizio è un giro di boa, l'apertura di un nuovo portale, è governato dal sole, quindi da Uriel, quindi il sole che è la parte maschile, la parte della forza, invece l'acqua è la parte della guarigione. Quindi questi elementi andranno sì a potenziare quest'acqua. Prima di andare avanti prendiamo il foglietto, come vi dicevo, e su questo foglietto, proprio per queste cose che vi ho detto adesso e per quelle che vi dirò in seguito, scriviamo un intento. Un intento chiaro per noi o per la nostra famiglia, per coloro che andranno ad usare quest'acqua. Quindi sì, è importante la pace del mondo, però iniziamo da noi, iniziamo con un intento importante che possiamo utilizzare per noi e per chi userà questa acqua domani, perché purtroppo avrà un paio di giorni di durata, non di più, si potrà mettere in frigorifero, ma ne parliamo dopo. Allora, adesso vi do 2 minuti. Per entrare nel vostro spazio cuore, vi chiedo di non scrivere più, di fare un respiro profondo, accendo un po' di palo santo in modo di andare a purificare. Mettete questo foglietto con la matita, ve l'ho detto un pochino prima, in modo che chi non ce l'ha magari lo recupera, e iniziamo questa ritualità di purificazione. Apriamo questo cerchio sacro, questa geometria sacra che io ho creato davanti a me e che adesso vi aiuterò a creare insieme a me, partendo. Allora, intanto entrate nel vostro spazio cuore, lasciate andare la mente, perché qui la mente non ci serve, qui serve il nostro cuore e la connessione con tutti gli elementi, con gli spiriti della natura, con l'energia dei maestri, delle guide, del creatore e di tutti coloro che ci vorranno supportare durante questa cerimonia. Quindi chi fa Reiki sa cosa deve fare, si apre a Reiki, che è comunque importantissimo per noi questa sera, in questa serata, e entra nel suo spazio cuore. Dopodiché vi chiedo di posizionare la ciotola davanti a voi, vuota, con l'acqua, suppongo che voi l'avete già messa, e ai 4 lati, nord, sud, est e ovest, mettete le 4 candeline, così come le ho posizionate io, a nord, a sud, a est e a ovest. Le 4 candeline che richiamano l'energia del Dio Sole, l'energia delle 4 direzioni, perché questa serata, questa cerimonia viene subito dopo il solstizio d'estate. E non è un caso, il solstizio d'estate è la massima luce, è la massima energia, Uriel, l'arcangelo Uriel. Dopodiché, dal solstizio d'estate in poi, la parte luce inizierà a rallentare e la parte ombra comincerà ad avanzare, no? Secondo il calendario comincia a scendere il sole.
secondo, se vogliamo valutare la parte energetica, comincia un pochino, dobbiamo comunque iniziare a lavorare un pochino di più verso l'introspezione, perché la parte ombra non sempre si riferisce al negativo. Noi siamo abituati a pensare che la luce è qualcosa di divino e invece l'ombra è qualcosa di negativo. Però sì, anche quello, però proviamo a cambiare un pochino prospettiva, no? Proviamo a cambiare un pochino, portiamo la luce anche nella parte ombra. E una piccola riflessione vi faccio fare. Noi arriviamo da un ventre materno, e il ventre materno è buio, ed è nel buio che c'è stata data la vita. C'era l'acqua, che è la religione. Però noi usciamo, veniamo alla luce in questo mondo, ma la nostra vita è stata data nel buio, quindi non è così brutta come si pensa. Nel cuore di Madre Terra è oscuro, alcuni pensano che in Madre Terra sotto c'è comunque qualcosa di nefasto. Assolutamente no, perché giù ci sono le radici che poi danno vita a delle piante meravigliose, quelle che poi stasera noi andremo ad usare. Quindi impariamo a vedere anche l'aspetto ombra come un alleato e non sempre come una cosa negativa nella nostra vita. Questo rituale serve anche per questo, perché la luna brilla nella notte, quindi nella parte ombra. Questo che vuol dire? Che noi possiamo vedere la luna, la luce, anche nel nostro inconscio, anche nel nostro buio, che spesso è il nostro interiore, quelle cose che noi non diciamo a nessuno, quelle nostre parti che non riveliamo a nessuno. E lì c'è un po' il nostro scrigno, no? Il nostro tesoro, i nostri doni che non sempre manifestiamo. E veniamo invitati a lavorare nella luce affinché i nostri doni possano emergere. Quindi vedete quante cose noi possiamo tirare fuori anche dalla parte ombra, e Uriel, che è l'arcangelo della luce, ci aiuterà proprio a fare questo, ad illuminare l'ombra. La luna, che è stata piena ieri, quindi ancora siamo sempre sotto questo influsso di energia piena, la luna non fa altro che illuminare la notte, quindi la parte ombra, e questo ci dà un significato maggiore per guardare la sofferenza, che spesso noi la consideriamo un po' una parte buia, come invece stimolo, come invece motivazione di guarigione, di cambiare prospettiva, di guardare il positivo. Ok, mi fermo perché altrimenti posso parlare di questa cosa fino a domani mattina. Poi io quando inizio a parlare sono lunga. Detto questo, allora abbiamo preparato il foglietto, nel frattempo tutti l'avete preso. Che cosa facciamo? Scriviamo un intento con la matita, mi raccomando, scriviamo un intento che noi vogliamo realizzare, se vogliamo che si purifichi qualcosa, se vogliamo purificare il nostro campo aurico, la nostra casa, perché questa qua poi la potremmo utilizzare anche per questo, poi vi dirò. Quello che noi ci aspettiamo da questa notte magica, perché questa è veramente la notte più magica dell'anno. Le nostre antenate in questa notte ci trasmettevano le loro sapienze, i loro rituali più segreti, le loro preghiere più segrete, le famose segnature. Si passano la notte di Natale, la notte di Pasqua e anche in altre occasioni, ma non è questa la sede per parlare di questo. Quindi siamo entrati già, perché sento che l'energia è cominciata a girare, le candele sono tutte accese, quindi la luce è accesa e sta iniziando a trasformare l'acqua che riceverà le emozioni della serata e la rugiada guaritrice di San Giovanni durante la notte. Quindi adesso mi taccio, mettiamo una mano sul cuore, ci siamo attivati con il Reiki, quindi siamo tutti più centrati, se serve facciamo un respiro profondo e scriviamo su questo foglietto quello che vi ho appena detto, il nostro intento, che sia personale o per la nostra famiglia, per coloro che useranno quest'acqua. Evitiamo la pace nel mondo e tutte queste cose più ampie. Ok?
Ok, io ho fatto, non so se voi ci siete, una volta fatto e scritto il vostro intento sul foglietto, lo andate a posizionare sotto la ciotola, in modo che l'acqua si comincerà ad informare del vostro intento. Ci siete? Spero di sì. E la prima è fatta. Nella mia acqua, non so se si vede, credo di sì, nella mia acqua dentro io ho posizionato, se voi volete riposizionate, li potete posizionare anche più tardi, dei cristalli. Ho messo un cristallo ialino e un ametista, proprio simbolo di tutto quello che abbiamo detto finora. E in più dei simboli Reiki, per me importanti, chi li sa li usa, chi non li sa non c'è problema. Ci siete? Vi chiedo adesso di prendere le 3 foglie di alloro che vi ho fatto preparare e di metterle così a ventaglio, con il retro dietro dove c'è la parte, la riga, diciamo in rilievo dietro, e davanti la parte del davanti, così a ventaglio. Questi sono dei poteri che adesso non vi spiego, vi spiegherò magari in un'altra occasione, che ci sono stati trasferiti dagli spiriti della natura, alleati, nel momento in cui siamo arrivati su questa dimensione, poteri che noi andremo tutti a sviluppare, o perlomeno siamo chiamati a sviluppare, durante la nostra vita terrena. Questi 3 poteri, che sono lavoro, amore incondizionato e potere personale, e non si parla di ego, quindi la realizzazione, questi 3 poteri ci riportiamo sul cuore, affinché la carichiamo con l'energia del nostro cuore, e mentre abbiamo queste 3 foglie sul nostro cuore, rinnoviamo mentalmente l'intento che abbiamo scritto sul foglio bianco. Quindi quello che abbiamo scritto, dopodiché lo portiamo vicino alla bocca e soffiamo sopra 3 volte, perché il vento purifica e attiva questi 3 poteri. Questa sera vi ho detto che useremo tutti gli elementi: fuoco, aria, acqua e terra, e li andremo a mettere dentro la nostra ciotola. Se abbiamo qualcosa su cui poggiarli, li lasciamo. Se galleggiano, va bene lo stesso. Ci siete? Datemi un cenno. Datemi un cenno se ci siete, se posso andare avanti. Scrive nessuno. Allora, siccome questo è un atto sacro, perfetto, 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 siccome questo è un atto sacro, chiedo, visto che le vedo, alle mie ragazze di prendere la nostra acqua che io ho qui di lato e di metterne un goccino nella ciotola. Loro sanno.
Per le altre va bene l'acqua che avete già nella ciotola. Siccome è un atto sacro e è pagano, da un rituale pagano è diventato un rituale cristiano. Quindi che cosa facciamo? Un segno della croce. Dopodiché, siccome siamo tutti attivi con l'energia Reiki, andiamo un attimino a trasferire l'energia Reiki all'acqua. Pochi minuti, non serve tanto, basta l'intenzione. Vedete come la stiamo potenziando? Questi sono strumenti che noi abbiamo e quindi vanno utilizzati per farla diventare un'acqua più forte, più potente, più importante. Quando sentite che basta, quando lo sentite, iniziamo. Iniziamo a mettere le nostre erbe. Io stamattina vi ho dato delle indicazioni. La cosa importante che non va fatta è usare piante tossiche, perché ovviamente non si addice con tutto questo rituale di luce e di guarigione. Quest'acqua non si potrà bere, però servirà per lavarci, per lavare i nostri due rosetti, lavare il nostro pavimento, poi ve lo dico dopo tutto questo. Non si potrà bere, ma i fiori che dovremo usare sono comunque fiori eduli. Io vi ho dato delle indicazioni, però come sempre, come ho detto prima, la testa conta fino a un certo punto. Non c'è bisogno della ricetta, c'è bisogno solo di sapere qualche accorgimento. Non serve acquistare nulla, ma prendere quello che c'è a disposizione nel nostro terrazzo. Se un'erba non l'abbiamo trovata, invece magari sulla ricetta c'era, evidentemente non abbiamo bisogno di quella medicina, abbiamo bisogno di quello che abbiamo trovato. Quindi andiamo oltre la tecnica. Ovvio, non potrà mai mancare l'iperico, perché l'iperico serve proprio per allontanare il male, quello che abbiamo detto prima, è un po' considerata l'erba scaccia diavoli. E siccome questo è un rituale di purificazione, fatalità è giallo, l'iperico, che poi diventa rosso, quindi proprio purificazione totale del chakra, e prendiamo l'iperico su, e lo mettiamo nell'acqua. Ce ne sono altre di erbe di purificazione, ma l'iperico è quello fondamentale. Poi con la mano sinistra e l'indice nell'acqua attiviamo, come se fosse una girandola, il processo alchemico dell'acqua. E mentre facciamo questo, io ho scritto due righe per invocare l'energia e la potenza degli elementi dell'acqua. Mentre noi continuiamo a lavorare il vortice in senso orario, chiediamo l'aiuto di Madre Terra di attivare il potere dell'acqua. Io chiedo a tutti gli spiriti elementari alleati e alle quattro direzioni, a Padre Sole e quindi all'Arcangelo Uriel, a Mamma Acqua e quindi all'Arcangelo Aniel, a San Giovanni Battista, all'Arcangelo Gabriele, che è il messaggero, è colui che apre nuove porte, nuovi inizi, a Raffaele, che è l'Arcangelo della guarigione per eccellenza, a Michele, che con la sua spada difenda i nostri campi energetici, eventuali attacchi, volontari o involontari, però attacchi
che nuociono il nostro percorso. A Zadkiel e al maestro Saint Germain, che in consumanto ci possa abbracciare e purificare tutto il nostro campo aurico. Facciamo un respiro profondo e chiamiamo al nostro fianco le nostre amate antenate che ci hanno trasmesso i rituali magici, sacri, che portano comunque a dei momenti di guarigione. Questi per loro erano le loro medicine. E le ringraziamo per tutti i doni che ci hanno tramandato e che noi continuiamo ad onorare in tutte le occasioni necessarie. Grazie, grazie, grazie. Continuiamo a dare l'energia Reiki, continuiamo a ringraziare, e poi se ci abbiamo dei pensieri importanti per caricare questa nostra acqua, pensieri di amore, qui non si tratta di rilasciare, qui si tratta di pensieri di amore, di ringraziare il divino, gli arcangeli, gli elementi, madre terra, chiunque vi viene, se volete fare una preghiera cattolica, perché no, tutto è concesso. Pochi minuti per fare questo. Facciamo un respiro profondo e grazie, grazie, grazie. Dopodiché ognuno mette le erbe che ha trovato con la consapevolezza, ringraziando l'energia e la medicina di quella pianta affinché possa nutrire la nostra anima e il nostro campo aurico. Quindi non metterle giù a caso, ma metterle giù con l'intenzione che la medicina di questa pianta si possa sviluppare all'interno dell'acqua. Io ho messo dell'incenso, dei papaveri. Questa mattina mi sono alzata molto presto, mi sono recata in un bosco con degli amici e ho raccolto le erbe officinali per fare questo rituale, ma anche le erbe che mi serviranno per il mio lavoro, per fare incensi, oli, ne faccio massaggi, quindi faccio gli oliti. Allora, due parole per il rosmarino, che è comunque un'erba di purificazione. La salvia, idem. Prima parlavo dell'iperico, ma ci sono anche altre piante. Se non l'avete trovata, non fa niente, mettete quello che avete, la menta. Adesso non sto qui a spiegare tutte le proprietà perché non finiremo più. Mettiamo con la consapevolezza che i principi attivi di queste piante si possano trasferire in questa acqua e possano beneficiare noi e chi la userà. Proprio deve essere un rituale con calma, senza fretta. L'artemisia è un'altra pianta che non può mancare. Questa mattina mi ho fatta una scorta importante. E poi i fiori. Fiori profumati che piacciono tanto alle fate, ai folletti. Ho trovato la melissa, una pianta molto profumata, molto intensa. I fiori di malva, il papavero, le rose, i gelsomini, scusate. Le rose, l'ho già dette. E tanto tanto altro, e con cura e con amore arricchite la vostra ciotola e sentite cosa accade dentro di voi. È cambiata l'energia, si sta trasformando qualcosa, questa ritualità sta cambiando
qualcosa dentro di voi. Sono certa che qualcosa è cambiato. Se usate le rose, non inserite le spine. Le spine le togliete, è importante, perché le spine non vanno donate per nessun motivo e in nessun rituale. Eccolo qua, ho messo la rosa canina, la rosa normale, l'avena e tanto tanto altro. Poi magari dopo voi, se volete, la melissa, che mi ho preso, la camomilla ho messo. Ed ecco qua, è una cosa che ho trovato poco prima mentre venivo a studio, che ho detto la voglio inserire nell'acqua, due piccoli melograni. I melograni richiamano l'abbondanza, è famoso, e voglio mettere anche due piccoli melograni. E la guazza è pronta. Sì, certo, puoi aggiungere l'acqua, però l'abbiamo, se fai reiki, io non so se tu fai reiki, non la stiamo energizzando l'acqua, quindi è importante metterla prima, poi se la vuoi mettere dopo, Ilenia la puoi mettere anche dopo. Io sto facendo un rituale, spero che voi seguiate, c'è un motivo per cui faccio questo, che voi lo usiate, poi ognuno fa quello che sente. Bene, anch'io ho messo un fiore di melograno, Luisa, e mentre raccoglievo il fiore di melograno c'erano quelle da decorazione, non quelle che si mangiano, due piccole melograni da decorazione, ce le ho voluti mettere. Allora, fatto questo, tutte le erbe sono all'interno, noi abbiamo chiesto agli spiriti elementali alleati della natura di aiutarci a rilasciare i principi attivi delle erbe in questa acqua, abbiamo chiesto il supporto degli arcangeli, degli angeli, delle guide, delle nostre antenate, e loro si sono già attivati per far sì che tutto questo si potenziasse. Ci siamo aperti a Reiki e continuiamo adesso, visto che è tutto all'interno, a mandare un pochino di energia Reiki all'acqua e a potenziare tutto quello che abbiamo inserito all'interno. E rimanete in ascolto. Richiamo l'energia di Padre Sole, l'energia maschile, richiamo l'energia di Mamma Acqua, l'energia femminile. In questo momento nel cielo ci sono queste due grandi forze molto attive, l'energia del Sole e l'energia della Luna, dell'acqua. E quando si uniscono si completano, è quello che accade anche nelle coppie maschile e femminile. Quando maschile e femminile si incontrano arriva la guarigione, e qui noi questo stiamo chiedendo, la guarigione, l'unione della parte maschile e della parte femminile. Quando intendo coppie intendo proprio la dualità, no? Come il Tao, non importa il sesso, ma la parte maschile e femminile che abbiamo tutti, uomini e donne. Le due parti che si incontrano sono la parte maschile, che è della forza, dell'azione, e la parte femminile, che è la parte dell'accoglienza, la parte della guarigione anche. Si uniscono
si integrano e si attiva proprio questo tipo di alchimia. E noi chiediamo a quest'acqua proprio, grazie a tutte le forze che noi abbiamo invocato, di attivare questo. Ringraziamo. E ringraziamo, adesso noi questa ciotola, appena finito questo rituale, la mettiamo fuori. Chi ha un giardino la mette nel giardino, basta, va bene anche sul davanzale di casa, affinché scenda la rugiada e questa rugiada possa benedire l'acqua. Perché la rugiada è così importante? La rugiada, secondo un'antica leggenda, rappresenta le lacrime di Salomè. Salomè è pentita di aver chiesto la testa di Giovanni Battista. Giovanni Battista è stato decapitato. Salomè, durante una danza, ammaliò Nerone e chiese la testa di Giovanni Battista, e lui gliela diede e gliela portò su un vassoio d'argento. A quel punto lei si pentì talmente tanto che cominciò a riempire il volto di Giovanni Battista di baci e di lacrime. Si dice che Giovanni Battista soffiò talmente forte che schizzò Salomè nel cosmo e gli rimase. E quindi in ogni occasione che si celebra la notte di San Giovanni, le lacrime di Salomè, che sono lacrime di pentimento, di guarigione, vadano nella rugiada. Questa è una vecchia leggenda che si sa poco, si conosce poco, ma è uno dei motivi per cui si dice che la notte di San Giovanni c'ha questa rugiada così potente e così importante. Quindi l'ho insegnato, l'ho trasmesso anche un'altra piccola cosina. Spero di aver fatto cosa gradita. E a questo punto ditemi se avete svolto il rituale, come state, apriamo i commenti e poi andiamo avanti. Cristiana ha messo i fiori di melograno, bene. Sì, la puoi aggiungere, Idenia, sì, certo, la puoi aggiungere. Perché l'acqua si informa e quindi se già c'era nella ciotola, mettendone un'altra po', quella si informa velocemente, certo, tutti la possono aggiungere, prima di metterla fuori la possiamo aggiungere. Prima di andare avanti volevo sentire un po' i vostri grazie, per i preziosi consigli, grazie. Spero di aver trasmesso questa sacralità e non solo questo sansa, domani tutti i piatti con i fiori, già hanno iniziato da questa sera a preparare i piatti con i fiori, ma sapere bene quello che stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, perché ci è stato tramandato che San Giovanni è una serata magica per eccellenza. Questa sera per questo ho chiesto a Michele, a Zadkiel di essere al nostro fianco, agli esseri di luce, alle nostre antenate, perché questa sera loro fanno delle magie importanti. Il foglietto Ornella sta sotto la ciotola e rimane sotto la ciotola, ovvio, messo fuori sotto la ciotola, perché il vostro intento caricherà l'acqua. Domani, quando ritireremo l'acqua, adesso c'è la seconda parte, domani quando ritireremo l'acqua, quel foglietto lo bruceremo e la cenere la doneremo a Madre Terra. Non avevo riverino, ho messo un fiore di trifoglio, va bene. Molto emozionante, bello, molte emozioni che ci parla, grazie. Va bene, Angelo, non è un problema. Non sempre il riverico si trova, dipende dalla zona in cui, dove si vive. Io oggi ne ho raccolta veramente tanto e domani farò l'olio di riverico, che è importante. Grazie a te, Mori. Mori è brutto, Morena. Mori è Morena, mia sorella, io in diminutivo la chiamo così, però non è carino, mi sono resa conto, quindi Morena. E vabbè, non avete voglia tanto di condividere, va bene, andiamo avanti. Oppure c'è un ritardo, vi leggo dopo. Spero che abbiate fatto tutto.
E che cosa facciamo adesso? Questa ciotola la prendiamo con tutto l'intento sotto e la esponiamo, come vi dicevo, ai raggi della luna. I miei fiori vengono da un uovo di gallina, si chiama San Giovanni, anche sono tanto belli. Io ho usato un iperico molto molto. Che l'iperico è iperico, Luisa. L'iperico è uguale per tutti, non è un iperico. Iperico è iperico, è uguale per tutti, tesoro. Tiziana, grazie mille, sono tanto emozionata. Avete aggiunto la vostra acqua, ragazze? Ecco, un goccino della vostra acqua, ragazze, è importante. E che cosa faremo domani mattina, prima del sorgere del sole, prima che i raggi solari arrivano in questa ciotola, la prendiamo e la portiamo all'interno. Prima ancora che ci laviamo, è importante, così come scendiamo dal letto, la portiamo all'interno e la prima cosa da fare è immergere le mani in quest'acqua che sarà profumatissima. E prima cosa da fare, ci laviamo gli occhi, perché è un potente elisir di guarigione per chi soffre di problemi alla vista. Dopodiché ci laviamo bene il viso e lo tamponiamo perché si dice che è un elisir di lunga giovinezza e quindi insomma, ci fa piacere anche questo, no? Nutrire un po' il nostro aspetto, perché no? E poi ci bagniamo tutto il corpo e così tutti i componenti della nostra famiglia, compresi i nostri amati cuccioli. Ne avanzerà un po', o la doniamo a, non so, una vicina di casa o chi. Io, siccome ne faccio sempre un bel po', quella che avanza, ne lascio un pochino per lavare a terra, poi ve lo dico, però un po' la metto in un pentolino, mi metto nella doccia e me la faccio passare su tutto il corpo, perché secondo me è importante, quindi vi consiglio di farlo. I nostri cuccioli, l'ho detto, questa dura un paio di giorni, non di più, perché domani mattina sarà profumatissima, ma cambia presto l'odore, perché non c'è nessun tipo di conservante. Potete mettere un goccino di alcol puro, quello per i dolci, per farla mantenere un po', però non rimane tale. Ci sarebbe da fare tutto un altro rituale, ma non è questa la sede. Perché potrebbe essere utilizzata per altro, ma non è questa la sede. Tutte le erbe che sono all'interno non vanno buttate nel secchio, è importante perché queste sono delle erbe sacre. Quindi potete scegliere, o le prendete e le donate a Madre Terra e va benissimo, ringraziando per tutto quello che queste piante ci hanno donato e ringraziando Madre Terra per accogliere tutto questo. Oppure le possiamo far asciugare. Se abbiamo dei rametti, prima di asciugarle ci possiamo fare una ghirlanda, per esempio il rosmarino, non so, ci sono, no, delle, poi non so quello che avete messo, ci potete fare proprio una ghirlanda, oppure potete fare con un legnetto una ghirlanda e attaccarci tutti i fiori e farli seccare e magari metterla vicino alla porta di casa, perché comunque l'energia dei fiori sarà comunque di protezione, no? C'è l'iperico, cioè ci sono piante. Oppure le facciamo seccare e una volta seccate le sbricioliamo tutte e le mettiamo insieme al nostro incenso. È importante continuare ad utilizzarle e non buttarle nel cestino della spazzatura, sarebbe veramente un peccato. Quindi tutto quello che noi abbiamo utilizzato va donato con sacralità. Le candele, tanto sono quasi tutte delle bugie, se non sono delle bugie che sono delle candele più grandi, le potete mettere in un posto sicuro, non spegnerle fino a che non si consumano. Io in genere le metto nella vasca perché anche se poi cade non succede nulla, evitiamo incendi, quindi se rimangono accese o le mettiamo nel lavello, mettiamole in posti dove siamo sicure che non possa accadere nulla. Sarebbe bene non spegnerle e farle consumare fino alla fine.
Tutto chiaro? Un pochino, come vi dicevo, magari quella che avanza per il giorno dopo, che cambia un pochino d'odore, la possiamo usare nel secchio per lavare casa, visto che comunque questo è un rituale di purificazione. Allora, vediamo un po' che cosa mi dite. Stefania Pescatore, ho messo salvia, fiore di rosmarino, lavanda, brava, per tipi di rose, gelsomino e menta. Benissimo, vedrai domattina come sarà profumata. Il salubio, ho sentito un profumo buono ma strano, va bene, qui stiamo aggiunto l'acqua, tanta emozione, bene, sono contenta, non so che ora abbiamo fatto perché mezz'ora e poi ce l'abbiamo fatta. Come va? Commentate un po', l'ho usato proprio carico, perché poi adesso qualcosina, abbiamo ancora una mezz'oretta per stare insieme e continuare un po' con la nostra acqua qui davanti e continuare a consacrarla. Cristina, se seguivi dall'inizio sapevi bene tutto, adesso non posso ripeterlo tesoro, è tutto un rituale, quindi accenderlo adesso non ha senso. Allora, io intanto mi sto organizzando per andare avanti. Supporto. Io avevo dei lumini piccoli, non si possono mettere. Ma mica li dovete mettere nell'acqua, non vi ho mica detto di metterli nell'acqua, ragazze. Come fate a mettere i lumini nell'acqua? Si spengono, no? Mi fate sorridere. Allora, noi intanto ci vediamo domani mattina, perché domani mattina è lunedì della mia diretta, e quindi ecco cosa è importante, domani mattina. Se vi va, io metterò un post con la mia guazza che ritirerò dall'esterno. E se vi va sotto a quel post e non tante fotografie, perché poi giustamente non vengono accettate con ragione, però sotto al mio post che io metterò magari con una frase, se vi va, pubblicate le vostre acque, le vostre guazze. Perché insomma è carino anche mostrare il proprio rituale fatto e la propria consacrazione. E magari perché no, quello che arriva questa notte, perché questa notte potrebbe arrivare qualche intuizione, qualche antenata che ci viene a ringraziare. Chissà, potrebbe accadere qualcosa. Ciao Agnese, non ho visto che eri qui con noi. Questo rituale, Agnese, è come dire, rivisitato da me perché ho voluto mettere dentro altre cose, altre conoscenze. Ne metto ancora altre, però insomma non mi sembrava giusto andare oltre. Questo poi adesso lo farò nel privato, però è un'acqua consacrata, è un'acqua di guarigione. E quindi come tale è giusto che venga considerata. Richiamiamo l'energia di tutti i spiriti alleati, delle fate, dei folletti, delle nostre antenate, degli angeli e degli arcangeli, di tutto il mondo di luce che scenda sulla nostra acqua, che la rendi magica e speciale. Grazie, 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 grazie. E per concludere, visto che non avete domande, non avete condivisioni, vedete che facciamo, se lo trovo. Un secondo che prendo. Mi date dei numeri e chiediamo
all'oracolo delle infinite possibilità di risponderci, di darci un messaggio. Quelli che riusciamo a dare, da 1 a 50, ne prendiamo un 4-5 e vediamo un po' cosa ci dicono, riferito a quello che abbiamo fatto, quindi non sono messaggi personali. 17, 5, 20, 7. Cristina, non so se tu hai fatto il rituale, però vabbè. 27, 20 l'ha già scritto, 47 Patrizia, 33 Angelo, basta così. Allora, per il momento basta così, 33 Agnese Ligia già l'abbiamo presa e 4, basta, con 4 è finito, altrimenti non ce la faccio a leggerli tutti. Allora, adesso tra questi numeri ne potete scegliere uno, non c'è bisogno che voi lo scriviate, ma solamente quando lo chiamo, magari se avere un feedback. I numeri da scegliere, che adesso vi leggo, sono, sceglietelo, 17, 5, 20, 7 e 47 e 33 e 4. Farò in modo di leggerli tutti. Scegliete uno, ognuno sceglie uno di questi numeri. 17, 5, 20, 7, 47, 33 e 4. E io ve li vado a leggere, c'ho un oracolo e vediamo un po' che cosa vi dicono secondo il numero che avete scelto. Iniziamo dal numero 17. La saggezza. Hai la saggezza dell'anima che continua a cercare di dialogare con te. Ascoltala, è la saggezza del sapere, come pura e antica consapevolezza che oggi puoi ricordare e ritrovare dentro di te. È ora che tu inizi ad ascoltarti di più. Inizia ora. Beh, con il rituale che abbiamo fatto ci sta tutta la saggezza, no? Questa è una saggezza antica che ci è stata tramandata, che ci viene richiesto di portare avanti affinché noi possiamo acquisire nuove informazioni e più consapevolezza. Quindi ottimo, direi, ci sta tutto. Per chi aveva scelto il 17, poi magari se vi va scrivete se vi risuona. Il numero 5, per chi ha scelto il numero 5, vediamo un po'. Ricevere. Prenditi una pausa da tutto e ricevi da ogni essere vivente, da ogni pianta, da ogni animale, da ogni persona. L'equilibrio che ti viene richiesto è quello di dare e ricevere contemporaneamente, invece di stare solo nel dare o solo nel ricevere. Questo cambio porterà grandi benefici nel tuo essere, nel tuo corpo e nella tua anima. E anche questo direi che è molto in linea con il rituale che abbiamo appena fatto. Noi avremo il beneficio di quest'acqua magica e abbiamo donato tutta la ritualità agli elementi, agli spiriti della natura, tutto quello che ci hanno appena elencato anche l'oracolo del numero 5 del ricevere. Bellissimo. Allora, andiamo avanti. Per chi ha scelto il numero 20. Allora, anche questo ci risuona molto, ragazzi, che bello. La luce. Lo sai che la luce illumina sempre il buio? È quello che ho detto all'inizio quando ho fatto il discorso sul sole e la luna. In qualsiasi parte c'è buio, la luce lo illumina sempre. È giunto il momento che tu illumini te stesso e il tuo cambiamento di quella luce che hai dentro. Brilla come stella più luminosa
che con la propria luce illumina il buio. Ora è richiesto di farlo dentro di te, quindi il tuo buio, il tuo inconscio, tutto quello che noi abbiamo detto all'inizio, è arrivato il momento che venga illuminato. E questo è per chi aveva scelto il numero 20. Poi scrivete se vi risuona, ragazze, mi fa piacere, perché secondo me ci stanno tutte, quello che è uscito finora è tutto molto in linea con il rituale appena fatto. Per chi ha scelto la numero 7, Cristiana, la consapevolezza. È giunto il momento che tu ti renda conto della tua consapevolezza, di sapere essere e di percepire ogni cosa. La consapevolezza include tutto. Essere e sapere è un istante e subito dopo si innesca il giudizio. Bada al giudizio. Rimani nella consapevolezza. Il tuo essere, la tua persona, il tuo corpo è consapevole di ogni informazione che gli viene data. Ascolta di più i sussurri che arrivano da fuori e che ti vengono date dalla tua infinita consapevolezza. Tu sai come sta, com'è la realtà. Numero 7. E anche questo ci sta tutto. 47. Per chi ha scelto il 47, ci siamo, dove sono? Non vorrei sforare. Vediamo, ah sì, ce la facciamo, voglia. Allora, Cristina, mi risuona tutto. Per chi ha scelto il numero 47, ogni volta che non ti senti riconosciuto, capace e abile, ti senti negato. Ti sei annientato un poco per volta, fino a che non ti sei più riconosciuto. È ora che cambi direzione, che cambi prospettiva. Questo è il momento che tu riconosca la bellezza che è dentro di te, di chi veramente sei e quali sono i tuoi doni. Qual è la tua capacità, perché è unica. Tu sei unico. Wow. Facciamo un respiro profondo e andiamo a leggere il 33, per chi aveva letto il 33, aveva scelto il 33. La scatola. È ora che tu esca fuori da questa scatola meravigliosa dove ti sei infilata, dove ti sei nascosta e dove ti sei celata. Hai trovato la tua zona comfort e ti ci sei accomodata. La scatola dove hai creduto di poterti mettere, nascondere, indifesa da ogni cosa, è arrivato il momento di aprirla. Così facendo ti sei chiuso a ricevere anche da te stesso e da tutto ciò che ti circonda. È arrivato il momento di uscire fuori, di goderti la realtà di chi sei veramente. Esci fuori dalla scatola, esci fuori dal tuo comfort. Wow, per chi aveva scelto il 33. Vediamo un po', rimane il numero 4, per chi ha scelto il numero 4. È tempo del risveglio. Guardati intorno, abbi fede e fiducia in tutto ciò che osservi, risvegliati guardando le cose da punti di vista diversi. Non è solo un punto, ma diverse angolazioni che fanno la differenza. Finora sei stato dormiente, è ora che ti risvegli dal lungo sonno. E anche il 4 ha il suo perché. Allora, vediamo un po'. Vi va di scegliere, per chi non ha scelto numeri, che è arrivato dopo, e volete scegliere altri due numeri, ci abbiamo tempo. Se vi va, scrivete altri due numeri, per chi già non l'ha scelto,
che è arrivato mentre parlavamo, altrimenti ci salutiamo qui. Oppure mi fate delle domande. Chiacchieriamo un po', perché sto chiacchierando solo io, altrimenti andiamo a posizionare l'acqua. Allora, tutte hanno avuto la risposta, perché vedo che non scrive nessuno, quindi siamo sempre noi, non si è aggiunto nessuno nel frattempo. Mi devo svegliare, è vero Paola? Sì, anche domani mattina per andare al lavoro, adesso ho fatto una battuta, sì, vabbè, è tempo, questo è tempo di risveglio, Questo è più che mai tempo di risveglio. Grazie Flaviana, sono contenta che ti sei trovata. Messaggio molto forte, quello della scatola, sì, è vero Stefania. Perché questo è un errore che facciamo in molti, Ci troviamo la nostra zona comfort e lì ci cogliamo, però non ci permettiamo di aprire ad altre possibilità. Mi risuona tutto, è difficile mettere in atto. Lo so, nulla è facile tesoro mio, ma ci se la può fare. Anche il 47 mi risuonava moltissimo, perché no, certo, è possibile che ci siano due numeri, siamo in un cerchio sacro, risuona perfettamente proprio così. Antonella, una domanda magari sciocca, ma avevo delle campanelle, vanno bene anche quelle come i fiori? Ho scelto con il colore, mi dà la serenità. Se ritieni, Ilenia, se senti che lo vuoi mettere nell'acqua, mettilo nell'acqua. Le campanelle sono fiori, no? Certo che le puoi mettere, perché no? I fiori andavano scelti secondo il nostro sentire. Se ti hanno richiamato c'è un motivo, quindi mettile. Campanelle intendi fiori, giusto? Altrimenti io ho messo delle pietre, dei cristalli qui dentro, l'importante è che domani mattina li ritiri. Ricordatevi tutto quello che vi ho detto per quanto riguarda i fiori, non li buttate nel cestino. Allora, non c'è nessun'altra domanda. Io sì, ok, sì, si può inserire Elenia, certo. Io vi ringrazio per questa bellissima serata insieme, spero di aver fatto cosa gradita, spero di avervi trasmesso un po' di sacralità di questa notte così magica. E questa sera, se avete degli intenti, ragazze, le mie allieve, esponete alla guazza anche la nostra acqua. E che la rugiada, una cosa non vi ho detto, che le nostre antenate la mattina del 24 giugno cosa facevano? Per noi non è possibile, magari qualcuna che abita in un posto isolato sì, perché no, si denudavano completamente appena sveglie e si rotolavano nel prato, perché bagnavano il loro corpo con la guazza di San Giovanni pura. E poi andavano a prendere l'acqua, bla bla. Però la prima cosa che facevano, si denudavano e si ritrovavano nella guazza. Quello era un momento di potente guarigione e di connessione con gli elementi. Chissà se qualcuna di voi non abita in un posto dove nessuno, come dire, è coperto da sguardi indiscreti e magari può fare questo rituale. Sarebbe bellissimo. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani mattina alle 11. Domani mi rivedrete ancora, come di stabilito dal programma estivo. Il lunedì ci incontriamo ogni qualche settimana ci incontriamo. Io abito in campagna, ma non mi sembra il caso, come preferisci Lidia. Grazie Barbara, grazie Morena, grazie Paola. Grazie a tutti, grazie Antonella, grazie a tutti, grazie Gaetano soprattutto, che non so se c'è ancora, grazie Angelo, grazie a tutti, buona serata, grazie Cristina, a domani, vi aspetto alle 11 con le vostre ciotole dell'acqua, mi raccomando le foto e mettetele sotto apposta che posterò. Ok? Buonanotte, magica notte a te, anche a te Agnese e a tutte, a tutti. Ciao, buonanotte, ciao.